Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Catabiotico. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntatona dal colore di retrocomputing molto nostalgica. Parleremo delle mitiche schede di espansione della Applied Engineering per Apple II Plus ed Apple II. Applied Engineering produceva una marea, una vagonata di schede di espansione per gli Apple II. Ce n'erano per Apple II Plus, per Apple II, soprattutto per Apple II, e anche per Apple IIc e poi anche per Apple IIgs. In questo podcast andremo a parlare solo esclusivamente delle schede disponibili di vario tipo per la famiglia Apple II Plus ed Apple IIe, e quindi tralasceremo le schede di espansione per Apple IIgs e per Apple IIc. In pole position la scheda di espansione da 64K con le 80 colonne incorporate da inserire nel connettore AUX dell'Apple IIe oppure dell'Apple IIe Plus. Questa scheda conosciutissima, la più venduta, permetteva all'Apple IIe in particolar modo di partire immediatamente con 128K e scheda 80 colonne utilizzando ovviamente l'integrato Apple Works. Un vero mito questa scheda. La seconda scheda di espansione permetteva di inserire uno Z80B da 2 MHz nel VANI di espansione dell'Apple IIe e quindi permetteva l'accesso al sistema operativo CPM. C'era poi una scheda per inserire un orologio interno nell'Apple IIe in modo da sfruttarle, diciamo, nella archiviazione ore e data della produzione, diciamo, di file. Poi abbiamo la scheda di espansione sonora Pazor, che praticamente era una scheda sonora per interfacciarsi con i sintetizzatori MIDI. Inoltre aveva 12 canali, 4 per il rumore e 2 fino a 2 per la voce. Poi abbiamo la scheda di espansione PC Transporter che, udite udite, trasformava l'Apple IIe oppure il 2 Plus in un compatibile IBM. Montava sopra in questa scheda 768K di RAM con un 8086, e quindi quando si accedeva a questa scheda l'Apple IIe diventava di fatto un PC XT, però con la possibilità di utilizzare niente più po' di meno che tutte le periferiche Apple che erano osservate praticamente dal IBM PC montato sulla scheda come se fossero delle periferiche PC, mentre in realtà era hardware Apple. Una vera meraviglia per quel tempo, ovviamente. Mentre all'Amiga nei tempi successivi serviva il sidecar, all'Apple IIe invece bastava semplicemente una scheda di espansione. La scheda di accelerazione Transwarp montava invece un 65C02 da 3,6 MHz da inserire in ogni connettore di espansione dell'Apple IIe, che pompava la CPU a 3,6 MHz, andandosi a sostituire quindi al microprocessore originario che invece era ad 1 MHz. Poi abbiamo la scheda di espansione RAM Factor, gigantesca scheda di espansione da un minimo di 256K, espandibile fino a 1 MB, ma aveva anche i connettori per poter aggiungere ulteriori schede RAM Factor una sopra l'altra per raggiungere fino al tetto di 16 MB tramite il bank switching gestito dalla circuiteria di bordo. A blocchi da 64K praticamente la CPU finiva per andare a indirizzare da 256K di minimo fino a 1 MB oppure
a salire fino addirittura fino a 16 mega, mettendoci altre schede di espansione RAM Factor negli spinotti laterali. Ma generalmente, diciamo, se la si trova, questa la si trova nelle in configurazione da 256k oppure espansa già fino ad 1 mega, e andava inserita praticamente nei connettori di espansione classici dell'Apple 2 o del 2 Plus, oppure lavorava anche con il 2GS, e questa ovviamente funzionava sia in DOS, Pro DOS, sia con il CPM, e quindi era veramente una meraviglia per l'epoca. Ovviamente c'è infine la RAMworks 3, che praticamente è una scheda di espansione per il connettore AUX da 256k fino a 3 mega, e aveva già all'interno anche la scheda 80 colonne, quindi se uno aveva un Apple 2 o un Apple 2 Plus aveva già una scheda inserita nel connettore AUX, doveva rimuovere o perdere la scheda del connettore AUX per inserire questa RAMworks 3 da 3 mega, che sempre con il bank switching permetteva alla CPU di indirizzare una enorme quantità di memoria per l'epoca. E siamo giunti così al termine di questa puntata, dopo un lungo excursus nostalgico sulla retro tecnologia delle schede di espansione della Apple Engineering per Apple 2 e Apple 2 Plus. Se avete un Apple 2 oppure un 2 Plus nella vostra collezione di retrocomputing, forse potrebbe essere una buona idea quella di dare la caccia a qualche scheda di espansione della Apple Engineering per pompare il vostro retrocomputer da museo. Non so dirvi quanto se ne possano trovare ancora in giro di queste schede, dato che ormai è passato tantissimo tempo. Tuttavia, se ve ne fosse ancora qualcuno in giro, di sicuro è più probabile che lo possiate trovare negli States piuttosto che in Europa. Tenete presente che le RAMworks 3 sono per il connettore AUX per la famiglia Apple 2, quindi per Apple 2 e per Apple 2 Plus, mentre la RAM Factor va inserita in una qualsiasi slot di espansione per Apple 2, è anche compatibile per Apple 2GS, quindi può darsi che qualche GS, qualche RAM Factor ovviamente le abbia. In questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.